Pace e bene a tutti. Sono Padre Michele, sono il rettore di questo santuario diocesano, Nossa Signora di Fatima in Montignoso, santuario diocesano della nostra diocesi appunto di Volterra, a partire dal 13 luglio del 2011. Siamo qui su questo cocuzzolo di collina a 600 metri d'altezza e questo santuario si pone all'interno della diocesi come un vero e proprio centro di spiritualità, un'oasi, dove il pellegrino venendo qui può trovare un luogo adatto per pregare, per parlare con Dio, per riconciliarsi con Lui e questo sempre grazie alla Madonna. Qui il messaggio di Fatima, il cuore immacolato che a Fatima è stato sottolineato, è un po' la nostra via guida per l'incontro con Gesù Cristo. In questo santuario diocesano giungono pellegrini da tutte le parti della Toscana, ma anche fuori Toscana. E giungono pellegrini di ogni età. Per esempio, questa mattina abbiamo questa parrocchia di Prato, Chiesa Nuova, che ha portato insieme al suo parroco Don Serafino i suoi ragazzi che faranno la cresima perché vengono qui per prepararsi poi a questo momento importante. È stata una giornata molto bella, secondo me molto importante, visto che dobbiamo anche prepararci alla cresima, e un luogo così è adatto per prepararsi. Qui in questo santuario ci sono dei momenti speciali di preghiera che offre a tutti. Innanzitutto quelle mariane che cominciano proprio dal 13 maggio, ogni 13 del mese fino ad ottobre, per ricordare le apparizioni della Madonna a Fatima. Ma nei giorni prima, dei 13, esattamente il giorno 12, noi ci prepariamo a questo evento con delle veglie eucaristiche. Comunità dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, che risiede attualmente qui in questo santuario, è costituito da 5 membri e poi è coadiuvato da un'altra comunità delle Suore Serve del Cuore Immacolato di Maria, che invece sono 6 membri fissi. Quanto tempo è che siete sorelle? Io sono entrata in convento nel 2000 e nel 2003 ho fatto la prima professione, quindi sono 10 anni di professione e 13 anni in convento. Ecco, io invece sono entrata in convento nel 2001 e poi ho fatto la professione nel 2005. È stato un momento veramente toccante nella vostra esperienza. Per ognuno è un cammino e nella mia vita è stato un momento particolare in cui appunto quello che vivevo, che poteva essere la mia vita in famiglia, il rapporto con le altre persone, con gli amici, con lo studio, ecco, tutta una volta sono passati in secondo piano in confronto invece a questo amore grande di Dio, a questa chiamata a servirlo e a vivere questa intimità e questo amore grande con Lui. L'altro punto importante di questo santuario è, come vedete alle mie spalle, questo grande presepe permanente che abbiamo costruito lungo tutti questi anni della nostra permanenza qui a Montignoso e che è diventato così grande da essere una vera e propria lettura del Vangelo. E una delle cose a cui noi ci dedichiamo tanto è il Ministero della Riconciliazione e la possibilità di offrire la direzione spirituale a chiunque ce la venga a chiedere. Oppure incontriamo sposi, fidanzati nel prepararli al sacramento del matrimonio.
Il nostro servizio poi è rivolto anche ai sacerdoti. Qui in questo santuario diocesano abbiamo ospitato i giovani sacerdoti della diocesi con il vescovo per un momento di formazione e di preghiera adatta a loro. E così anche per tutte le altre realtà religiose o sacerdotali di altre diocesi che, qualora ce lo chiedano, noi ci mettiamo a loro disposizione. Sono insieme a due laici del Cuore Immacolato di Maria. Come vi inserite all'interno di questo contesto? La nostra appartenenza alla famiglia del Cuore Immacolato di Maria ci permette di dare ai servi che vivono una spiritualità più assidua e più assoluta, ci permettono di ricordare loro quello che avviene anche nel mondo in maniera più confidente. Quanto incide nella vita quotidiana questo compito? Tutto, perché o è tutto e niente.